Siamo qui con la Fight Club Colosseum. Allora, si è disputato un ottimo match appunto dal punto di vista tecnico, ma anche soprattutto fisico. Allora, adesso possiamo dire che in questa giornata appunto ricca di colpi di scena e soprattutto di match in questo gala serale, il tuo può essere stato il migliore. Allora Roberto, le prime tue impressioni, poi chiediamo al tuo coach com'è andata. Guarda, sono stremato, abbiamo fatto un match da Madonna, guarda. Non so, sarò egocentrico, il più bello della serata, perché è mea, no, sto scherzando. Niente, ci siamo fatti un culo così per allenarci con lui e i risultati si vedono sul ring. Abbiamo fatto due round, proprio una guerra, sia in piedi che a terra. Sei contento del risultato che hai ottenuto? Sono contentissimo, sì, sono un po' rotto, ormai al lavoro. Ti aspettavi un match così duro? Eh? Te lo aspettavi? Me lo aspettavo, sì, già l'ho visto, quando l'ho visto in faccia ho capito che era un match così. Senti, Ale, lui l'ha capito. Allora, cosa ne pensi? Sei contento del risultato del tuo allievo? Io sono contentissimo, soprattutto perché l'ho allenato veramente a sfinimento e fino a questa mattina. Per cui sono state 2-3 settimane intensissime. Sapevo che il ragazzo era bravo, ma non fino a questo punto, un grande atleta, veramente rota, ragazzi, è un elemento veramente forte, c'era un futuro. Sei contento del risultato appunto che ha portato a casa? Sono contentissimo, è diventato veramente bravo Roberto, sono veramente contento anche grazie a lui. Allora facciamo vedere questa bella cintura, Roberto. Cintura o medaglia. Va bene. Diciamo la medaglia. Bene, così. Adesso noi alleniamo a Mugio e alla Synergy Club, che sarebbe poi casa Fiscam. Abbiamo fatto addirittura, una canzone degli amici che poi sono Sberla e altre persone dell'hip hop. Sono contentissimo. Vi siete appena trasferiti, sì, perché appunto ricordavamo. Allora stiamo facendo un po' di pubblicità, adesso uscirà anche l'abbigliamento Fight Club Colosseum, per cui insomma ci è una bella novità questa qua, quindi stai avendo risultati appunto dal punto di vista sportivo con i tuoi allievi, ma anche dal punto di vista appunto commerciale, possiamo dire. Certo. Quindi è un'ottima possibilità appunto questa per pubblicizzare la tua palestra e per questa stagione che sta finendo e poi anche comunque per la prossima, 2015-2016. La prossima sarà piena in novità, e anche perché vedremo altri, ci avremo anche dei sponsor, per cui dopo vi farò sapere gli sponsor sono. E niente, ci vediamo. Allora, ci si vede magari al 14 giugno, alla data del campionato italiano della Fiscam Lombardia, appunto, che servono a chiudere in bellezza questa splendida stagione della Fiscam Lombardia del maestro Raffaele Rinaldi. Certo. Ricordiamo tutti Rinaldi. Ricordiamo tutti il grande lavoro che appunto il master Raffaele ha svolto in questa stagione, concludendo con questa gara per quanto riguarda le cinture lombarde con le finali e poi soprattutto per i campionati italiani che si svolgeranno, ricordiamo, il 14 di giugno. Poi anche è stato anche diciamo un pre-match per gli italiani, per vedere come sta. Beh, diciamo che allora è andato molto bene. Sì, dai, è andato bene. Allora Roby, un grosso in bocca al lupo, ci si vede appunto il 14 e anche a te grazie mille Alessandro per l'intervista. Grazie a tutti. Grazie e buona serata. Ciao.